Ragazzi, oggi siamo in un posto un po' diverso dal solito perché stiamo per partire, stiamo per prendere l'aereo e quindi vi racconteremo strada facendo tutte le altre novità. Sì, wow. Ragazzi, prendiamo l'aereo a due piani. Che piano siamo? A quello dei poveri, dove siamo? C'è il piano dei ricchi con le docce, con le first class e noi invece siamo nella stiva, siamo noi. Qual stiva? Dove metto i bagagli, va bene? Ah, ok. Guarda che motorone. Cioè, quella è la stiva, quella là. Sì, là sotto, sì, esatto. Che cosa hai chiesto? Come si mettono i videogiochi? Allora, qui c'hai... Aspetta, schiaccia, ecco, e diventa... Il joystick. Ti ho detto che c'avevi il joystick. Il joystick. Non m'ascolti. GTA, Lele. Dove? Non è vero. Ciao. Comincia adesso. Che sono le 2. Nostra 24 ore su un aereo. Ma siamo 24 ore veramente. Saremo 24 ore veramente su un aereo. Cioè perché per il viaggio. Tra scalo e fusi orari alla fine saremo 24 ore. E arriveremo domani alle 3 di pomeriggio, quindi alla fine saranno passate 24 ore. Il portabicchiere, poi qua diventa pure tavolino, sì, che si allunga pure, mi sa. No, aspetta, sì, si scorre sicuramente, eccolo. Dai. Ok, mi poggerò. Qui c'è una copertina, che c'è un cuscinetto e le cuffie. Io sto guardando lo specchietto retrovisore. Perdo di 2 secondi. Stavo pensando, secondo voi la pressione, quando voi andate in aereo entra la pressione nelle orecchie? Ma se io metto le cuffie, come ti senti? Meglio? Forse. Tu tieni. Voglio provare. Tu tieni, magari vi fa un buon effetto. Fidget spinner. È vero. 2019. Sto vedendo il Chernobyl. Gomorra, pure i film di papà, quelli che urlano, si sparano, camminano per terra, guerra. Livello ansia. Ma perché? Non devi essere ansiosa. L'aereo dei video. Siamo diventati noi per una volta l'aereo dei video. Oh, sono passate le hostess e ci hanno scattato una foto con la Polaroid. Che carina! Adesso si sta formando. Sì, sta apparendo pian piano. Comunque, carina. Sì. Siamo, ricordo che da noi bimbi, anche l'altra volta avevi sia te che a lei l'avevano fatta. Noi eravamo piccoli, avevo quasi bellissimo. Guardate qua, ormai il mio tavolino è diventato videogioco. Sala giochi. E intanto siamo arrivati al mare Adriatico. Questa è la costa adriatica. Non telefonare. Guardate che numero chiamo. Piattala. E ti guardi? Come Poema Rhapsody. Siamo arrivati sopra la grigia. E io gioco. Ok,
adesso siamo arrivati al pranzo. Siamo arrivati al pranzo e questo è il nostro vassoietto, l'unboxing del pranzo. Allora, c'è questo vasetto che sembra yogurt, ma in realtà è acqua liscia. È l'acqua nel vasetto, hanno messo l'acqua nel vasetto. Poi abbiamo l'insalata di pasta con i piselli e carotine. Carotine sembrano. Questo è un dolcetto bellissimo, guardate che carino. È una specie di tortina yogurt al cioccolato, delizia al cioccolato, c'è scritto infatti chocolate e delizia. E poi un vasetto per metterlo. Poi ci sta il mini pranzo, ci sono. Allora, cioè, il mini burro. Un attimo che. Ok. Eccolo, farmareccio, c'è il mini farmareccio. Burro. E c'è un formaggetto. Oddio, sto per cadere. Ok, giralo che poi la mucca. Ok, la mucca adesso è tornata dritta. Ma tu c'è da. Sempre il formaggio, cracker, buonissimo. Cracker. Buoni. Sembrano tucca più che fuori. Sono tucche questi. Vero. E il piatto principale che sono le lasagne. Buon appetito. Ok, insieme alle posate ci stava anche il micro sale, il micro pepe e il cucchiaino più bello del mondo. Questo verrà con me per sempre perché è troppo bello. Ma cioè, come si può avere un cucchiaino così carino? Questo penso sia per il caffè e invece questo è per il dolcetto. La merendina. Aspetta, Lara ha avuto il popcorn con questo liano buffissimo e io mi sono presa questo. È una 7-Up. Cioè, fai il video assaggi del popcorn, com'è? Buoni. Ne vuoi uno? Sì. Grazie. Guardate che stai a casa, tieni. La 7-Up, io l'ho qua cazzata. Ok, siamo sopra Dubai. Tra un po' atterreremo. E poi però dobbiamo continuare il nostro viaggio. Questa è la parte del porto, quello che si vede laggiù è il Creek di Dubai. Guardate che bello! Paga la vostra! Che belli pernacchie che sembrano con la bocca. Con la bocca! Il Carrefour! C'è il polo! Polo di Carrefour! Stiamo per atterrare! Ecco, sta per toccare terra! Ah! Siamo atterrati! Eccolo, morbide. Sì, che bello che fa su giù. Ok, le 24 ore continuano. Siamo all'aeroporto di Dubai e abbiamo uno scalo di due ore e mezza. Abbiamo preso qualcosa al McDonald's perché qui lei aveva fame. E ora c'è questo negozio e è bellissimo. Si chiama Candylicious. Chocolate bar. No, è bellissimo. Io già ho fatto un giretto, venite pure voi. Guardate. Ci sono un sacco di caramelle. Belle. Ma guarda qua su. Ah, qui i dispenser tipo che ti metti sotto e ti fai la doccia. Guarda. No, le pets. Oh! Che figo. Non lo so, guarda i caramelli sotto. Che carina, una lecca. Sì. Ok, queste caramelle costano come l'oro. Questa costa quasi 4 euro. Non la puoi mangiare, la devi tenere per sempre con te, diventerà un amico. Cos'è questa cosa Cos'è? Questo mi ispira troppo. Solo che le gomme non le puoi comprare. Perché dove stiamo per andare adesso è vietato. Signore. È vietato, esatto. Guarda che, guarda che belli questi cestini, che carini. Vi volevo dire, ma voi fanno e ci state guardando, lo sapevate? No, che le gomme da masticare a Singapore sono vietate. Tanto io lo so che se provo a farmi un selfie con la Nutella poi arrivano i mostri in mezzo a noi. Ok, questa è la qualità dei nostri selfie. Andiamo. Ok, siamo sul nostro secondo aereo. Che bello quel signore lì dietro, guarda che bello. C'è un tipo bellissimo seduto dietro di me, vero? Proprio carino. Allora, siamo sul nostro secondo aereo. In Italia è mezzanotte,
mentre qui sono le 2 di notte. E eccolo, guarda. E niente, questo è un nuovo, è un altro aereo diverso. Abbiamo di nuovo preso posto. Questo è quello che si vede di fuori. Lì c'è un altro aereo di quelli come quello che abbiamo preso prima, che è quello a 2 piani. Questo invece è a 1 piano solo. E davanti c'è una c'è la prima classe, che è molto più bella di quelli. Al posto normale, però c'è una cosa però che anche loro hanno, guardate, sì, in questo aereo c'è la Nintendo Switch, lo scherzo, no, hanno messo un telecomandino più bello, quello dell'altro aereo c'aveva il telecomandino più vecchiotto, invece questo è molto più carino. Ok, allora hanno portato una cosina, adesso Lara ce l'apri. Okay. Allora, questa è una cosa che avevo avuto anche in un altro viaggio precedente, però questo è molto più bello, dai, tira fuori. Allora, facciamo l'unboxing. E ben oggi apriamo un pandino. Tranquilla, prenditi tutto il tempo che ti serve. Ok, ecco, fatto un po'. Dai! Forza e coraggio! Oh, si è aperto! Dentro c'è una copertina! Ma questa è più bella dell'altra volta, guarda che carina! Vero, questa volta scorsa ho fatto. E c'è un pandino carino che lo tiene. C'è il velcro per aprirlo? Oh, che carino! E poi guardate! Ma è delizioso! Guarda, sono che carina! Bellissima! E questo peluscino è delizioso! So, allora, cioè, il mio orologio segna le 10 di mattina, non so di che orario, credo che abbia ancora l'orario di Dubai, ma qui sono le quasi le 2:30, le 3 di pomeriggio, quindi possiamo dire effettivamente che siamo stati 24 ore su me. Chi? Fa passare? C'è fretta, anzi, cominciamo a camminare pure noi, dobbiamo andare a cercare i valigioni. Ci siamo. Senza i ragazzini, eccolo, arriva. Dai, Lara dove sta? Considerato Lara, c'è il più bello del mondo. Lara, ecco, vedo Lara. Sì. Lara vede noi? No. Lara è quel conto suo. L'aereo più bello del mondo. Io c'è la fondazione. L'aeroporto più bello del mondo. L'aeroporto. Sì, ma adesso non ho dormito. Io so. Ti capisco. Voglio vedere la fontana, la cascata, quella voglio vedere. Ok, Lara è impazzita con le caramelline che le hanno dato al controllo passaporti, e noi adesso invece di andare all'albergo abbiamo deciso che rimaniamo in aeroporto perché è troppo bello.
E dal nostro taxi vi salutiamo, adesso stiamo andando in giro per Singapore fino al nostro albergo che vi faremo vedere in un prossimo vlog, è un ostello piuttosto semplice, qui cominciate a vedere il flyer e questo che vedete è Garden by the Bay che vi mostreremo in un nuovo vlog e qui ci sono le ultime immagini della città, mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete like a questo vlog perché ne serviranno degli altri e vi portiamo in vacanza, in viaggio con noi, vedrete un sacco di cose belle, quindi restate con noi, ciao!